parte, vabbè, a parte la frase, l'interesse del proprio mandato più che delle famiglie fondamentalmente, del proprio mandato per quello che si è scritto in campagna elettorale, quando poi magari la situazione può anche cambiare. Poi sul nido a luglio non è stato, non siete stati chiari, ditelo chiaramente, a luglio sarà aperto, sarà chiuso. Ho fatto la domanda, nessuno mi ha risposto, ho chiesto no, assessore, mi dica, sono deficiente, sono cretina. Ecco, no, altra cosa, altra cosa. Allora, l'amministrazione precedente nel 2020 aveva introdotto quello che avevo letto prima. I genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente al personale del nido il ritardo del bambino, sia in entrata che in uscita. Dopo due ritardi non giustificati da comprensibili impedimenti, anche non consecutivi, oltre al richiamo scritto si dispone, in caso di ritardo mattutino, la non accoglienza del minore in entrata, in caso di ritardo pomeridiano, la non accoglienza del minore il giorno successivo. Mi avete detto che non è mai stata messa in atto questa cosa, ok? La cosa che però mi ha colpito, mi sembra proprio che lei, sindaco, da ex consigliere, avesse votato a favore. Potrei sbagliarmi? Sembra che abbia votato a favore. Basta. A questo regolamento, tanto criticato adesso. Sì? Allora, originare le cose, guardi, veramente, siamo sinceri. Allora, lei si ricorda cosa ha detto prima? Questo l'ha aggiunto l'amministrazione nel 2020, l'amministrazione precedente, a cui lei ha votato poi a favore del regolamento, giusto? Comunque, volevo precisare queste cose, perché meglio essere sempre chiari.